Ciao Ayun, oggi un piatto speciale, tradizionale, amalfitano, della costiera amalfitana, ovvero spaghetti con alici di cetara. E ho detto tutto, la parola cetara, che va a ricordo, vabbè, un posto meraviglioso. E poi le alici di cetara. Sono un'istituzione. Aiuto. Vediamo gli ingredienti da vicino. Eccoli gli ingredienti. Allora, per tre persone 300 grammi di spaghetti di Gragnano, quelli con l'archetto, hanno lunghezza doppia, potete fare una buona arrugliata. Poi abbiamo due spicchi d'aglio tritati finemente e una punta di peperoncino, bello piccante, del prezzemolo, ma solo alla fine, dell'olio d'oliva extravergine, e ci vuole olio d'oliva extravergine, e poi questo meraviglioso regalo. Devo ringraziare Giuseppe e Donatella. Beh, è un regalo meraviglioso, sono le alici di cetara. Guardate questa confezione meravigliosa. Ok, noi dobbiamo fare l'unboxing a Marapri, questa meraviglia. Vedremo tra poco l'apertura. Tutti qua gli ingredienti, sono pochissimi. Apriamo il pacchetto. Allora. A così, o i canoi, c'è la linguetta, scatto, voglio far vedere questa meraviglia, alici di cetara sott'olio in olio d'oliva, vero? Che bontà! Per tre persone, sei filetti di alici, due a testa. Queste sono alici preziose. A così va buono. Una padella di alluminio sul fuoco. Quindi un bel giro di olio d'oliva extravergine. È l'unico condimento, quindi il fondo. Così va bene. L'aglio tritato e il peperoncino. E subito dopo le alici in una sola soluzione. Dobbiamo soltanto aspettare che le alici si risolvano, ma non del tutto, devono rimanere un po'. A me piace proprio che l'aglio sia appena imbiondito, ma appena appena, e che le alici roppe sannasundì, non le dobbiamo disfare come delle alici normali, che sono alici speciali, sono di cetara. E il sughetto è pronto, ci sono voluti esattamente 50 secondi. E ora l'acqua a bollire, un bel quadretto, la scatola delle alici ormai vuota. E poi questi meravigliosi spaghetti di Gragnano con l'archetto. Cioè, dovete pensare che questo non è uno spaghetto con lunghezza circa 25 centimetri, no, questo è un mezzo metro di spaghetti. Oggi festeggiamo anche i 140.000 iscritti al canale.
Grazie a tutti. È il momento, l'acqua bolle e sarà salata e caliamo gli spaghetti con l'archetto. E vai, vai. Una bella mescolata è d'obbligo. Mancano 2 minuti, ho riacceso la fiamma e allora 8 minuti di cottura in pentola e almeno 1 minuto, 2 minuti in padella. Recuperiamo sto spaghetto. Ok. Ancora, se sono un altro po'. Ancora. Gira, gira. E ora aggiungiamo un po' di acqua di cottura della pasta. Che è bella, piena di amido. Ecco qua. È suonato il campanello, i tempi di cottura sono quelli giusti, corposi, spegniamo la fiamma e prezzemoliamo quindi a impiattare. Ed ecco impiattato, al top mettete un'alice di setara, una bellezza, voglio. Tutti a tavola e buon appetito. E chi vi può scordare? Alici di setara. È carne. Madonna mia. Setara. Per tutta la vita cetara, voglio. Grazie Giuseppe e grazie Donatello. Sto facendo il bis. E ho vergogna di farmi vedere, ma è affamato. Ma nel bis io devo fare una cosa speciale. Prendere la forchettatina, prendere un'alice di cetara, che l'assaggio è proprio con l'alice di cetara, non cotta, ma così come esce dalla scatola, e assaggiamo. Madonna mia. Vai, a guerra mondiale. E siccome il peperoncino mi piace, l'ultimo assaggio è col peperoncino. Madonna mia. Ciao ciao!